Amici, buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati alla nostra novella Vandi. Buongiorno. Oh, che voce, cosa ha No, non mi fatto? piace quando dici novella Mandi. Novella Bergamini. No, novella Novella basta. Vandi in Bergamini. Va bene, allora. Signori, buongiorno, ben arrivati su Tele Romagna. Eccola qua la nostra novella. Va Oh. bene, Xe? Sì. Osh, c'è il noioso Non burdel. mi presenti bene, comunque, ha ragione l'Alice quando lo dice. Sapete cosa mi dice la mia nipote? Perché delle volte, specialmente tempo addietro, quando eravamo tutti chiusi in casa, allora i nostri nipoti ci organizzavano qualche spettacolino, no? Allora io devo fare il presentatore e dico: signore e signori, adesso a voi Alice Venturi ad un passo da te. Lei arriva dalla porta e mi dice: no, nonno, devi dire dalla famosa cantante Alice Venturi. Avete capito come sono messo? Allora, naturalmente avremo modo di scherzare ancora. Siamo un po' lunghi, vogliamo andare con la nostra musica. Vi ricordo velocemente gli indirizzi, la nostra mail, la nostra pagina Facebook di Degni di Nota, pagina Instagram di Degni di Nota. Grazie come sempre a Orogel, a Teleromagna, a Videoproduzioni Maltoni di Galeata. Adesso andiamo in musica, arriva Arianna Corsani e poi, che dire, siamo ancora qua. Casa Bergamini, a tra poco.
Arianna Corsani, amici, avete visto che allegria, che simpatia, che faccia proprio simpatica. Sì, sì, lei sì, è no, come Nicola Giorgetti, loro possono sì, fare i cantanti, ma possono fare anche gli attori, possono fare i comici, perché hanno questa faccia che... Ma ha molta energia per me. Molta energia. Sì. Poi ragazzi, lo dice Novella, Novella. Sì, ha quella grinta, quell'energia. Cioè, oggi Novella ti vedo spenta però. Sei spenta. Dai un po' di ritmo. Te sei molto carico. Forse sei troppo carico. Troppo carico? Mary Bianco, pensaci te, ci vediamo dopo. Mi vado a scaricare. Volte tu dicesti basta, e mille volte io me ne andai via, ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Bene, adesso sono scarico, ci siamo gustati Mary Bianco in tutta la sua eleganza, sì, in tutta la sua raffinatezza. Bravo. Sono bravo, Noè. Sì. Sento che ogni tanto trovo qualche parola nuova. No, l'hai definita giusta. Sì, sì, sì. Sì, una ragazza molto fine, sì. Dolce. Ma mi sta prendendo in giro? No, dicendo... dico seriamente. Ah, no, dicevo me. No, siccome che sei tu che collabori, non lo so, ti inventi delle cose. Sì, sì.
non so cosa dire in questo momento. No, non è che non so cosa voleva dire. Lo dica con parole sue, lo dica. No. Noi, guardi, abbiamo ancora 20 secondi. Noi aspettiamo, guardi. Poi c'è anche Renato che è curioso. So. Cos'è che voleva dire? Lo dica. No, tu tante volte sì. Nella tua testa sì. Ti girano delle cose strane. E pensi che amici, io ti prendo in giro. Ma vi rendete conto? La quarantena com'è stata lunga con una che mi massacra giorno e notte. Certo, certo. Ragazzi, ce la faremo, dai. Novella, grazie. Comunque, Barry Bianco è una ragazza molto figa. Chi? Mary Bianco. Ah, ho capito Barry Bianco. No, ho detto giusto. Amici, grazie di cuore. Ricordatevi che noi siamo sempre qua a Casa Bergamini dal lunedì al venerdì. 10.45 la replica, 14.30 il nostro appuntamento pomeridiano, mi raccomando, aspettando degni di nota. Io aspetto Novella che torna a trovarci e ci vediamo domani. Ciao amici! La gente che in questa piazza vuole dipinta la sua somiglianza. Io vivo proprio lì, in quella stanza, e per la vita mia ne ho abbastanza. Ma questa sera il destino ha quel colore divino. Lei che con lui si avvicina, tela, pennello e china. Guarda, lui che non saprà mai della mia stanza. Poi fra di noi ci fu la lontananza, e solo adesso qui tu sei riapparsa. Ma questa sera il destino mi fa riaverti vicino e darò intenso colore.